Io prima di parlare dovrei, dopo la vittoria 4-0, dire una cosa un po' delicata. Direi che c'è una vergogna generale. Giocare in un mal erboso così è una vergogna, lo dico per l'ultima volta, e lo dico dopo una vittoria. È uno schifo, cioè la gente, il pubblico si dovrebbe offendere di pagare il biglietto per assistere a una partita di calcio su un campo di questo genere. È una cosa che fa male a parte al calcio, ma a una città importante come Sassari. Per il suo passato, per le squadre che ha, che si impegnano, qualcosa di vergognoso. È la cosa che mi fa ancora più male che in Italia non cambia niente perché tutti fanno finta di non vedere, ne vedo sempre poco scritto sui giornali. Poi capisco tanti meccanismi e tante cose che succedono. Però questo è il primo dato di fatto. È una vergogna giocare su un campo di calcio in queste condizioni. Tutto il resto, possiamo dire tutto e di più, ma non c'ha senso. Ma io vorrei dire che anche i pareggi che abbiamo fatto avremmo vinto se con un campo decente. Tutti i 6 mesi vengono, come la sua ipotesi è giusta, anche la mia, i tanti 6 mesi, ma rimane sempre un dato ineluttabile, che il campo fa rende la città di Sassari e i tifosi si dovrebbero arrabbiare, perché pagano un biglietto per venire a assistere, non so se è un bello spettacolo, però noi ci troviamo su un campo che è un qualcosa che non si può definire. Punto. Tutte le resti si ma si porta a Roma, si dice la vigna dei CCCC. Punto. Però ripeto che eccederei tanto che poi dicesse sempre il fatto del campo, perché è una vergogna assoluta che Sassari si presenta con un campo che non c'è niente nel campo di calcio, ma penso che neanche in seconda categoria mica. È una cosa che però vedo che poi la gente fa finta sempre di non ricordare e non dirlo, allora vuol dire che c'è qualcosa di là, ma siccome io non sono sassarese e non mi sono sposato nessuno, dico solo quello che vedo, che tutti gli occhi che vedo, perciò il mio pensiero è molto più attendibile.